Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale con questo magnifico sole che va e viene, però si sta benissimo. Noi ci troviamo qui a fare una lunga passeggiata, siamo appena scesi dalla macchina che Sofia dormiva e fortunatamente si è svegliata da lì a poco, perché ci eravamo parcheggiati, diciamo, al sole, io e Giordano avevamo il sole addosso. Siamo rimasti un pochettino in macchina per farla continuare un pochetto a dormire, proprio fortunatamente si è svegliata quasi subito e adesso siamo qui seduti. E è l'ora della merendina di Sofia. Allora, vi faccio vedere quanto è carina, tutta vestita con la gonnicella. E per chi diceva delle scarpine, almeno sono contente. Oggi le abbiamo messe, però una ce l'ha e una no. Perché? Eccola qua. Sta qui questa scarpina. Beh, che non gli ho messo le scarpine perché, per chi me lo sta dicendo, ma io l'ho messa semplicemente perché ci si abbinava tantissimo alla magliettina, a questa gonna, diciamo. Però sono solo per bellezza, perché poi l'utilità non ne ha, visto che non cammina e visto che appena siamo scesi dalla macchina la prima cosa che ha fatto è slacciarla e tirarla in mezzo alla strada. Vabbè, adesso fa merendina la mia bambina. Sei contenta? Latte e biscotto, vai Sofì. Sofia, buono questo qua, Come ti dai comoda? Questo ci piace a noi. Ti piace, mamma? Ah. Benissimo. Andiamete. Brava. Ecco, facciamo vedere il composto. Eh sì, sono tipo budinosi, tipo, tipo yogurt. Un budinello. Ok. A posto. E merendina anche per me. Lo so, raga. Il caldo, il sole. Richiama proprio passeggiatina, odore del mare, richiama proprio il gelato. Giordano si è denudato. Sì, da notare la magliettina Stranger Things. Sofia sta buona e noi ci stiamo proprio godendo questa giornata senza lamentele, sta lì buona che sorride a tutti e a tutto. Bello, giornatina perfetta. Fa morire. Raga, adesso gli metto gli occhialetti e se le lascia, perché forse ha capito che con gli occhialetti il sole gli dà meno fastidio. Io la adoro, è troppo intelligente sta bambina, perché praticamente prima se li toglieva subito, quando ha capito che con gli occhialetti poteva stare bene al sole, non se li è più tolti. Che fashion che sei, amore! E gli occhialetti che ti ha comprato papà? Che sta a fare papà? Giordano praticamente è venuto qui in barca a guardare, a sistemare non so che cosa, perché domani con un suo amico, domani mattina con un suo amico andranno a pesca. Vero mamma, noi non ci possiamo andare. Una volta l'avrei seguito Giordano, cioè a me piace tantissimo andare a pesca, soprattutto di prima mattina, adesso che arrivano le belle giornate, che il mare è calmo, perché se è mosso ho paura. Sono sempre andata anch'io a pesca insieme a lui in barca, però niente, mi tocca con questa pargoletta qui. Te ne sei levati? No, dai tu. Ok. È finito? Sì, adesso fra un pochetto dobbiamo andare a casa. Perché c'è un problema. Devo fare cacca. Se non c'è altro modo per dirlo. Devo fare cacca, quindi dobbiamo. Stamattina non l'hai fatta. No, diciamo che è un impianto fognario da deve essere, diciamo, liberato. Sbolognato, ecco. Sgorgato. Se no mi tocca chiamare l'autospurgo. Dai, prendi l'idea, mo, che sì. Sofia lancia sì. A terra. Non c'era un altro modo che fare, vedi. Questo perché stamattina Giordano si è alzato presto, non è andato al lavoro, però è andato a Roma a farsi le analisi. Sì, a buttar sangue. Sì. E lui c'ha tutto un iter suo, sì, la mattina, al bagno, cose. Se non va al bagno, poi mi soffre tutto il giorno. Io praticamente ho un mio, come si dice? Quando uno fa una cosa, un mio rituale,
capito? Io metto tutte candele intorno, accese per te, tante candele. E poi puntualmente intasa il bagno e dà la colpa a me. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Ma vai. Diciamo che in tutte e due, mo. Ma, tutte e due, ma assolutamente no, perché sì, lo fai sì, tu quella cosa diciamo, lì. Diciamo, te difendi bene, fidati. Eppure te ti difendi. Allora, siamo ritornati a casa, che sono le 7:20. Tra poco preparerò da mangiare a Sofia. Oggi, raga, giornatina veramente spettacolare. Proprio non mi posso lamentare di nulla. Sofia è stata un amore, ci ha fatto godere di una passeggiata che era veramente da tanto tempo che non facevamo in questa maniera. Anche in macchina, compresa anche la macchina nel seggiolino, uno spettacolo, zitta, buona. Anzi, a una certa ha cominciato a sentire la musica e fare così con la manina. Muah, al bacio sta bambina. Vabbè che sta anche crescendo e magari si placa un pochettino. Dove sta? Dove sta? Ho visto che stavate venendo qua. Fuggiti. Nel frattempo siamo andati in un negozietto e abbiamo preso un vestitino carino per Sofia. Questi, diciamo che è primaverile, è una magliettina così semplice con un pantacollant, vabbè, una cosa da tutti i giorni, leggerina, perché adesso ovviamente è tutto per la prima volta, nel senso che la roba invernale adesso è da levare e non mettere mai più. Roba che avevo ovviamente primaverile, no, non gli va più, perciò devo ricomprare tutto da capo. Adesso per ogni stagione devo ricominciare tutto da capo, cioè adesso devo fare tutto l'armadio di Sofia primaverile, ma anche il mio, perché giustamente tutte le cose che avevo una volta con la pancia di fuori, top, body, tutta robetta da giovane, diciamo, non mi sta praticamente più nulla. L'estate scorsa ero incinta, perciò ho comprato tutte magliettoni che mi facevano da vestito per quando ero incinta. Adesso che sono una via di mezzo, vabbè no, io, aspettate, vabbè che io mi vedo ancora un po' grassa, però via di mezzo proprio no. Comunque che sono ridimagrita, però non sono più ritornata al fisico di prima, tutta la roba che avevo non mi sta più e devo ricominciare tutto da capo. Vabbè, comunque vestitino per Sofia e poi mi sono ripresa questa mousse che oramai sono anni da quando l'ho scoperta, questa qui dell'Astra, per struccarmi. Strucca benissimo, benissimo, è favolosa. Io sto utilizzando anche quella della Nivea, tutta la skincare della Nivea, che è favolosa per quanto riguarda tutte le imperfezioni, tutto quanto. Però il gel detergente lo uso più la mattina che sono struccata, per levare qualche impurità, non lo so, perché nello struccaggio vedo che fa molta più fatica. Questo, regà, una bomba, ve lo consiglio, costa 8 euro, ma mi dura tantissimo perché ci faccio tanto, e grazie Giordano. Poi, e vabbè, poi regà, roba noiosa da uomo, vitarelle, non so nemmeno cosa ci deve fare. Qui che vedo degli ami, perché domani va a pesca. Poi, e poi si è preso una colla. C'è da fare questa roba, regà? Boh, non lo so che ci deve fare. E basta, questi sono stati gli unici acquisti di oggi. E che ci devi fare? Che cosa? Stavamo curiosando quello che tu avevi comprato. Devo sistemare il mocio. E con questo qua invece devo sistemare canne da pesca. Questa qui è la colla, quella lì istantanea, che serve per rilegare l'anelli. Ah, ok, perciò colla per la pesca. La colla canne per il mocio. Poi questo qui, no, per la canne pesca. Da pesca. Pesca e qui è mocio. Ah, il mocio, vabbè. Niente. Tutte cosettine che ci servono, robe. Ok, e io adesso, regà, niente, preparo da mangiare a Sofia, così lei cena prima e poi ceniamo tranquillamente io e Giordano. Che cosa non lo so, perché non abbiamo scongelato niente, non ho fatto niente, però non voglio niente da sport, non voglio né pizza né kebab né io, sushi. A me mi è sempre piaciuto mangiarmi patate e salsicce. Raga, sempre roba pesante, grasso. Oh, sabato sera. È venerdì, perché sei convinto? Venerdì sera. Poi dopo sabato sera, poi è domenica. Sì. Vabbè. E niente, potete vedere cosa ho comprato per Sofia? Avevo fatto un ordine su Shein, tutte cosine che mi servivano, e anche questi. Ma ve l'avevo fatti vedere? Mi sa di no.
Non mi ricordo, raga, non mi ricordo se ve l'ho fatti vedere, perché sto un po' con video avanti e magari ripeto tante cose che non mi ricordo finché non li monto i video che ho fatto già. Sono tutti elastichetti piccoletti con tutti questi fiocchettini gialli di tanti tanti colori, rosa, solamente che ha tre capelli messi in croce e io ho paura a fargli la codina oppure di tirargli i capelli. Mia mamma gliela fa perfetta, io ho paura e non ci riesco. Comunque tanti 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 elastici e tutti tutti i colori carinissimi sono. E poi se la preso scende a una cavolata, raga, costano veramente poco tutte queste cosine. Ho finito di far addormentare Sofia, lei dorme. Ok, intanto sono messa pigiama, mi sono struccata. Qui c'è Giordano che sta facendo il caffè per domani mattina e eccolo. Quanto dura secondo te? No? Perché allora all'inizio ha dei risvegli, tipo l'ho messa giù, il tempo di metterla giù, un pianto disperato pure, come se l'avessi ammazzata. Vabbè, l'ho ripresa, l'ho cullata, gli ho cantato le canzoncine e adesso si è riaddormentata. Di solito ha due risvegli ravvicinati che si lamenta e poi mi fa tutta una tirata, raga, tutta una tirata. Stamattina si è svegliata alle 7:30 e era andata a dormire alle 9:30. Arbacio, bellissimo. E sta preparando la serata. Andiamo amore, andiamo a camminare. Questa è per te e questa è per te. Tutto il resto è mio. Questa è per me. Allora, no, scusa, non avevo l'altro. Guarda, questa non è quella, quella è questa qui. Non fa golosona. No, questo è tutto per te. Ma questo è da spiegare che c'entrano. Ma che cazzo vuoi? Perché io lo prendo solo quelle? Poi che è successo? Poi mi sono trovata cioccolata davanti e c'è stato un attimo di pagliazzo. Okay. E niente, ora noi se ci riusciamo andiamo a vederci un filmetto che è veramente. Sono mesi che non riusciamo a metterci sul divano a guardare. Stefano Bortello! Raga, vi giuro, è un rumoroso del cavolo, io lo odio. Io quando è arrivata a quest'ora, che veramente sono stanca e non ce la faccio più a star dietro a Sofia, a cullarla, puntualmente lui fa quei cavolo di rumori che me la sveglia. Cioè ci sarebbe da acchiappare la testa a sti mariti e dargli le capocciate contro il muro. Perché? Perché? Perché non sono loro a farli addormentare. No, l'ammazzo, giuro, se si è svegliata lo ammazzo, raga. Che fa? Ah. Come che l'ha vista? No, vabbè, ce la posso fare. E niente, stavo dicendo che è da tanto tempo che non ci mettiamo sul divano a guardarci un bel film insieme, io e lui da soli, mentre Sofia fa le ninne, e vediamo se ci riusciamo a farlo. Ok, qui c'è Aaron. Qui ci sta il casino combinato da Sofia, ma non me ne interessa niente, chiudo gli occhi, faccio finta di non vedere e forse io riesco a... che bello amore, forse un po' di ore per noi, speriamo, spero di sì. Però se chiudi Aaron, così no, con la televisione poi urla e automaticamente sveglia Sofia. E niente, raga, la nostra giornata serata finisce qui. Adesso noi ci vediamo un filmettino se ci riusciamo e ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacione e spero di avervi tenuto semplicemente compagnia. Ciao ragazzi.